Eccomi qui, è finito il percorso dell'EMS Keto Fast, questo è un metodo che ho sviluppato di associazione fra l'allenamento con elettrostimolazione integrale attiva, di cui mi occupo ormai da diversi anni, e l'alimentazione su base chetogenica. Il risultato, come potete vedere sulla parete qui dietro, è stato veramente notevole. È importante tenere in considerazione l'efficacia dell'unione fra il lavoro in elettrostimolazione integrale attiva che ho messo in pianta e l'alimentazione bilanciata. Grazie al supporto dei medici con Lorenzo Dal Canto e nel monitoraggio delle persone che inizieranno questo percorso. Siamo riusciti a ottenere un risultato su uno standard medio. Io l'ho provato sulla mia pelle per darvi le sensazioni che ho avuto e devo dirvi che sono state veramente piacevoli, nel senso che, come avete visto nei post dove raccontavo il percorso, l'assenza totale della fame, che poi è una delle caratteristiche fondamentali di un'entrata di un corpo in chetosi, è fondamentale e ti dà uno sprint durante la giornata veramente importante. Dopo un paio di giorni, al terzo giorno, ero in chetosi piena, quindi non è proprio mancata totalmente la sensazione della fame e ho cominciato a perdere peso in maniera costante e continuativa, come vedete nei post-it giganti dietro sul muro, che sono poi quelli che ho postato nel percorso. La cosa veramente interessante è che con il metodo di mantenimento del peso, perché l'EMS Keto Fast, ricordiamoci che è un modello che ho sviluppato per avere un cut-off di peso importante, ma soprattutto che vi porti a mantenere il peso perso, perché come tutti i percorsi di dimagrimento si riesce. Dimagrire è abbastanza semplice per chi è determinato e ha un percorso da seguire, si fa. Il problema del dimagrimento è, come sapete, l'effetto di ritorno, l'effetto yo-yo, creato poi da un errato riadattamento alimentare. E con questo protocollo sto notando che il mantenimento dei 10 kg persi è pressoché totale. A parte il fatto che ho avuto un guadagno in massa magra di circa 2 etti durante i 4 allenamenti in questi 20 giorni, dovuto proprio al fatto, è una delle caratteristiche di associazione dell'allenamento di elettrostimolazione integrale attiva con un'alimentazione chetogenica. A parte questo, sta andando molto bene il protocollo di reintegro alimentare, quindi pian piano sto reintroducendo tutti gli alimenti che ho sempre mangiato, ovviamente. Cibi sani, però a largo spettro, quindi riesco a mangiare e comincio a mangiare un po' di tutto e vedo che il mantenimento del dimagrimento è pressoché costante. Questa è una cosa fondamentale perché l'obiettivo dell'EMS Keto Fast nei nostri centri è quello di darvi uno spunto dimagrante importante in modo da poi lavorare per mantenerlo nel percorso del vostro allenamento settimanale. Quindi ci tenevo a comunicarvi che il test finale è andato a buon fine. Nei centri Dammi 20 minuti, nei centri di pilotaggio è già attivo il programma. Stanno iniziando i primi allenamenti e penso che chiunque abbia come obiettivo la perdita di quei chili di troppo, che sia un dimagrimento importante o che sia semplicemente quei chiletti di troppo che scocciano e che da tempo vorreste perdere, penso che l'EMS Keto Fast per tempo, esposizione all'allenamento, efficacia e facilità del percorso sia alimentare, nutrizionale che di supplementazione sia la soluzione migliore per chiunque abbia come obiettivo la perdita di quei chili di troppo che da tanto tanto tempo danno fastidio e non ha ancora trovato la soluzione efficace e duratura per farlo. Ne approfitto per salutarvi tutti e augurarvi buon divertimento nei nostri centri Dammi 20 minuti. Ciao!